Buongiorno, allora, ho fatto già una casalinga, cioè nel senso che ho già pulito tutta casa, scusate per la mia conciatura, ma appunto stavo facendo le pulizie visto che deve venire mio babbo. Perché praticamente, adesso vi spiego, intanto vi dai il buongiorno anche questo signorino. Va, saluta, sì, vabbè, addio. Adesso già hanno, tra l'altro, mi si sta scaricando anche la batteria, comunque. Quindi, praticamente ci è arrivata la bolletta dell'acqua molto salata. Quindi, non capisco, cioè, voglio dire, non capisco. Non capivamo anzi il motivo. Quindi, in sostanza, siamo arrivati alla conclusione che praticamente Marco ha chiamato suo babbo e gli ha detto appunto questa cosa, scusate per i capelli, ma anche ciuffi, ma come vi ho detto, un'acconciatura molto casalinga. Comunque, gli ha detto appunto che è impossibile che abbiamo speso così tanto per l'acqua, quindi molto probabilmente c'è una. Cioè, gli ha detto di chiudere tutti i rubinetti, i caldaie e tutto, e vedere se il contatore girava ancora. E ahimè, intanto metto la password per accedere al computer perché mi serve stamattina. Comunque, e ahimè, il contatore gira ancora, quindi c'è una perdita, in sostanza è questo il motivo della nostra bolletta abbastanza salata, abbastanza, molto salata a cacchio, 260 euro, insomma nemmeno fossimo in 5 si spendono tutti questi soldi. Comunque, appunto adesso sta venendo mio babbo per dare un'occhiata, per vedere un po' la situation, perché insomma non è una cosa normale, quindi aspettiamo il nonno di questo bambino qui. Tra l'altro stamattina, no, ora vi faccio notare. Allora, praticamente mi sono svegliata e era normale, insomma, fuori non è che. Poi mentre stavo pulendo man mano con la mattinata, la situazione praticamente è questa. Tutto bianco. Nebbia. Cioè, tutta questa nebbia non c'era all'inizio, adesso sì, vabbè, cioè è veramente una cosa. Tra l'altro noi adesso portiamo il canino, come vi dicevo, qua, o questo nel prosone, questo qua, dove vi dicevo l'altra volta che io volevo andare, che purtroppo ancora non si poteva portare, adesso lo possiamo portare a giocare, o se no addirittura. Mi sa che me lo sembra come babbo. Comunque, appunto. No, falso allarme. Scherzavo. Appunto, se no andiamo addirittura nel bosco, perché c'è un boschetto qua vicino a casa, molto carino. E a lui gli piace tantissimo, ma tantissimo il bosco, quindi ce lo portiamo spesso, quasi tutti i giorni, qui ci si diverte tanto. Tra l'altro adesso mangia tutto, quindi non ci dobbiamo neanche più preoccupare per questo, meglio così, perché stava diventando insostenibile la cosa, cioè veramente. Notare che noi compriamo una volta a settimana le scatolette per lui, quindi non è che sia una cosa delle migliori. Quindi adesso, tra l'altro adesso mi voglio fare anche una bella spremuta d'arancia, comunque. E poi, però mi ha detto Marco che c'è questa cosa su Amazon, può essere, boh, mi ricordo, che praticamente prendendo due sacchi di questi qui, quelli che mangia lui Virtus, e le scatolette, che
Scusate il casino qui. Sono sempre della Virtus, però sono queste qui. Questi sono con i mirtilli, mentre altrimenti noi compriamo anche. Amore mio. Ora no, non ce l'ho più, però li compriamo anche quella in versione blu che mi sembra sia con la carne. Può essere, non mi ricordo, insomma. Comunque, comprando questi qui, due di questi e 24 scatolette, se non mi sbaglio, sì, con 100-120 massimo euro, ci vai avanti un mese. Cioè, quindi ci conviene alla stragrande a noi, perché comunque considerate che noi a lui gli diamo 100-110 croccantini e 100 di scatoletta, quindi la scatoletta sono 400 grammi, aspettate, gli ho dato l'acqua, e i croccantini sono 2 kg, quindi insomma ci conviene parecchio fare in questa maniera. Comunque adesso vi lascio perché è arrivato il mio babbo e così metto un po' la... E comunque così metto anche un po' la batteria della videocamera in carica, perché si sta scaricando. Tra l'altro stasera siamo anche a cena dei miei suoceri. Volevo fare un dolcino, però cioè non è che non ho tempo, non ho gli ingredienti. Bene, sì, come solito non ho gli ingredienti. Martedì poi mi vengono dei miei colleghi a cena, quindi devo pensare anche che cosa fare da cena per martedì, perché ancora non ne ho idea. Situazione polso, niente, non risolvo il problema, ancora mi fa male, quindi ancora non, adesso mi faccio una bella spremuta, penso che mi mangerò uno yogurt al volo prima che torna Marco per il pranzo, e poi sarà a vedere. Allora, mio babbo è già andato via, in effetti mi sono già messa a cucinare. Allora, ho già montato il video, quello, il vlog che doveva uscire quattro giorni fa, che poi non è uscito. E scusate se, vabbè, non riesco, ovvio. E adesso lo sto caricando. Poi mio babbo poi alla fine mi ha detto che molto probabilmente c'è anche il conguaglio, quindi c'è anche di mezzo quello, però comunque c'è anche lo sciacquone che perde, quindi molto probabilmente è anche per quello che c'è questa perdita, appunto, come vi dicevo prima. E quindi niente, adesso ho mandato già un messaggio al fidanzato, cioè ho mandato un messaggio a una mia amica, perché il suo compagno, il suo fidanzato fa l'idraulico, quindi adesso aspetta mi risponda e poi vediamo un po', anche perché vogliamo prima essere sicuri della spesa, perché chiaramente sarà insomma non è una spesa da poco, ecco, andremo a spendere un po', quindi prima vogliamo esserne sicuri che sia effettivamente quello lì. Infatti però bisogna che venga lui a controllare. Scusate se sto guardando il computer, ma sto appunto caricando il video, quindi tra l'altro mi devo anche sbrigare perché Marco sta tornando, e tra l'altro con una mano sola non è così facile. Comunque il fratello Miccane sta giocando e appunto dobbiamo aspettare che venga lui per guardare questa cosa, e poi decideremo anche che cosa fare, perché chiaramente non è da poco sicuramente. Ora vediamo un po' e vediamo. Comunque adesso devo finire di mettere solo i tag e poi mi fiondo a cucinare, perché chiaramente Marco sta arrivando ed è affamato, quindi fra un'ora e 43 è pronto il video. E niente, noi ci vediamo dopo vi prometto, giuro su Dio che mi trovate
in un altro stato, perché ora veramente sono in uno stato abbastanza pietoso, veramente. Ci vediamo dopo. Allora, siamo andati a portare fuori il cane, nel frattempo Marco sta facendo Endina, merendina. Endina. Saluta, va. Che tra l'altro, oltre a pulire casa, teoricamente avrei pulito anche la terrazza, a parte la bella pipì del cane, però non fate caso a queste macchie qui, che queste macchie sono quelle che avevamo lasciato noi dall'estate scorsa, quando abbiamo appunto dipinto quelli di questi. Che sono le gambe della panca di legno del tavolo che c'è qui fuori. E tra l'altro ho pulito anche la terrazza di là. E poi dobbiamo anche buttare via questa qua. E poi no, quest'altra vanno tutti bene, però qui dovrei dare una pulita, una sistemata, insomma. Dovrei fare un po' di cose. Tra l'altro dovrei sbarbare anche queste piante qui, questa e quella, però penso di farlo più in qua, quando posso già piantare quelle altre, quando possiamo piantare le altre perché tanto era inutile. Oggi è veramente una bellissima giornata, veramente ci si sta a 10, tra poco mi vado a fare anche la doccia perché mi devo lavare i capelli. Che sono in uno stato abbastanza pietoso. Però adesso mi faccio una bella merenda pure io, con lo yogurt. Ma amore! Ah. Comunque, tra l'altro è uscito anche l'altro video, il vlog dell'altro giorno. E ora mi faccio la mia merenda. Anche a pranzo il signorino qui presente. Cosa stai facendo? Ha sfollato tutto, tutto il mangiare che aveva nella sua. Amore, ha già finito la cosa. Bravo. Allora, noi ci stiamo preparando per andare a letto. Quindi io vi do la buonanotte, vi mando un bacione. Vi danno la buonanotte anche. Quello grande e quello piccolino. Che dà bacini Dai, sbagli. bacini, la buonanotte a lui. Zack, Chiamalo, chiamalo. Zack, però saluta. Sì, Guarda. Sì, andiamo. ciao. Notte. Amore, gli devi dare da mangiare. Sì, io so, lo so. Ora glielo do. Tra l'altro io domani devo stirare anche tutta questa roba. E in più fare anche una lavatrice. Ebbene sì. Comunque, adesso vado a mangiare. È piccino. Scusate per i capelli ovviamente, sono sempre in uno stato pietoso, ma poi non sono riuscita a fare la doccia perché avevo da fare. Oggi comunque, adesso preparo da mangiare il cuccino, poi metto il pigiama e vado a letto pure. Quindi, anzi no, prima mi metto a montare il video. No, lo posso fare domattina. Comunque adesso vado un attimino. Comunque vi mando un bacione enorme, vi auguro la buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!